Attivate il vostro proposito. Un caro saluto e benvenuti, bentornati su Canal 104 Plus. Attivate il vostro proposito perché il sistema vuole che tutti crediamo di non aver alcun proposito, meglio la volontà deliberata di fare una cosa. Hanno fatto in modo di iniettare nelle nostre menti che siamo arrivati sul meraviglioso regno che ci ospita per caso, con la teoria dell'evoluzione, dove non c'è spazio per il proposito individuale in questa vita. Il sistema fa sì che le nostre abilità abbiano l'effetto nel mondo nel modo che vogliono altri, non con le nostre intenzioni. Vogliono che facciamo parte della mente alveare, quella di pensare tutti nello stesso modo per modellare un mondo che altre entità vogliono. Quando accettiamo di non essere noi stessi, diamo in mano le redini ad altri e ci sottomettiamo ai voleri dei controllori del sistema. Quanto prima diventiamo noi stessi, o meglio, quando smettiamo di aver paura di essere noi stessi, iniziamo ad avere un effetto a catena in grado di cambiare il mondo. Avete sentito parlare ancora dell'effetto spettatore, definito anche apatia dello spettatore o effetto testimone. Immaginate che state camminando per strada, qualcuno cade a terra e perde sangue. La programmazione già impiantata nelle nostre menti in questo mondo è che quasi tutti passiamo accanto, facendo finta di non vedere, ignorando l'essere umano in difficoltà. Ma se spezziamo il nostro programma e andiamo in aiuto semplicemente dicendo alla persona per strada «Sta bene? Possiamo fare qualcosa?» Semplicemente questo atto rompe il programma di altri esseri umani vicini a noi ed inizieranno anche loro dicendo «Come possiamo aiutarlo?» Sto cercando di trasmettervi che chiunque di voi abbia un minimo di proposito trasmetterà agli altri l'attivazione dei suoi propri propositi e aiutare gli altri aiuta l'ispirazione di essere noi stessi per alimentare e attivare i nostri propositi. Non credete che il coraggio sia il contrario di codardia. Il contrario di coraggio è conformità. Anche una pecora sorda può muoversi col branco. Non dovete aver paura di essere voi stessi, voi stesse. Non dovete sentirvi forzati ad essere e comportarvi come tutti gli altri, perché essi si aspettano che anche voi siate uguali a loro. Per trovare il vostro proposito ed essere voi stessi, basta sedersi comodamente su una sedia, chiudere gli occhi per pochi minuti e contemplare questa idea. Perché mi trovo qui e qual è il mio proposito? Non serve arrivare a nessun punto, ma solo modellare l'idea che sorge nella vostra testa per un po'. Poi aprite gli occhi e dite ad alta voce quello che avete pensato riguardo il vostro proposito. Avrete preparato alcuni fogli e adesso iniziate a scrivere, a getto. Scrivete tutto quello che vi è arrivato nella mente. La chiave è di non esitare, perché se esitate scriverete le solite vecchie baggianate che siete abituati a scrivere. Dovete fare come se doveste scalare l'Everest, ma il punto importante è di non esitare. Scrivete, iniziate a scrivere quello che vi arriva, ma non esitate, perché se non esitate arrivate a chiedere al vostro subconscio. Il processo innesca questo. Sto chiedendo a me stesso. E la risposta arriverà dal vostro subconscio, perché il vostro subconscio conosce già il vostro proposito, sa tutto. Se scrivete a getto su più fogli di carta, da qualche parte uscirà il vostro proposito o addirittura un tema ben preciso che vi aiuterà a trovare il proposito. Non pensate che il proposito sia uguale per tutti. Il proposito serve ad aiutare le persone attorno a voi, perché funziona come le cellule del nostro corpo. Ognuna ha il suo lavoro specifico. Ognuno di noi ha qualcosa che lo affascina più di quello che altri sono affascinati a fare e ognuno di noi dovrebbe arrivare a fare il lavoro che più lo affascina. Non solo con l'immaginazione o la fantasia, perché la fantasia ci ha portati a sognare lavori degli altri che sembrano belli a vedere sugli schermi, ma senza aver descritto l'impegno, la caparbietà, il tempo per arrivare ad essere competenti e capaci per fare quel determinato lavoro, quella professione. Navigare nella vita, quella vera, è facile, perché possediamo la bussola, ma per scoprirla dobbiamo avere il coraggio di seguire il cuore, seguire l'intuizione al posto delle procedure,
O al posto delle regole architettate per mantenerci rinchiusi dentro il recinto di spettatori? Il mondo, freddo e duro, basato sulla sopravvivenza, il mondo del cane mangia cane, è un'illusione realizzata accuratamente, ma è solo un'illusione. Solo la terra piana è qui, è piena di energia che si scambia continuamente, migra da una forma all'altra. Tutto quello di cui abbiamo bisogno si ricicla continuamente e non esiste quello che vogliono farci credere, alla scarsità, un'altra illusione. La terra è abbondante ed è stata creata per noi, per sostenerci. Smettete di preoccuparvi di tutto quello che sta succedendo nel mondo. Quando guardiamo un film qualsiasi, vediamo contemporaneamente due film separati. Il primo film non è importante, è la trama del film, il mondo per cui è stata sviluppata quella trama. Quella è la storia che vediamo e la storia più importante è quella che vivono, meglio recitano, gli eroi in quel film. Quello che si insinua dentro le nostre menti è che siamo i tifosi di quell'eroe, finto, mentre dovremmo essere noi gli eroi di noi stessi, della nostra vita, non delle scie chimiche, del corona, dell'Economic Forum Mondiale, del cambio climatico e via di seguito. Questa è la trama. Questo è lo sfondo. La vera storia è come noi navighiamo in questo mondo. È una partita, un tranello. E adesso voglio dirvi il grande segreto. Volete sapere veramente qual è il vero grande segreto? Noi moriremo. E moriremo comunque. Non perché qualcuno ci tiene sottomessi e vignetta l'mRNA nel braccio o pavimenta il cielo di sciate chimiche sopra le nostre teste. Noi moriremo. È la sola cosa inevitabile della nostra vita. Nessuno uscirà vivo di qui. Ma non dovete preoccuparvi di questo. E non moriremo prima. Moriremo quando è il momento di morire. È tutto veramente semplice, ma hanno fatto in modo che abbiamo paura di morire. Quando guardate i film di Hollywood o la televisione vedete un sacco di persone che muoiono continuamente in modo orribile. Fanno in modo che abbiate paura della morte. È inevitabile. Accettatela. Quello che dobbiamo fare è fare la cosa giusta, anche se dovesse costarci la vita. Se vedete una scena come questa dove c'è un assassino e vi fermate solo a filmare, siete solo un accessorio dell'assassino. Perché se non lo affrontate siete d'accordo con l'assassino. Il nostro dovere come essere sovrano è di fermare questo crimine. Questa è la cosa giusta per evitare che succeda anche a costo della nostra vita. Morire per salvare qualcun altro è una buona morte. Nonostante non sia facile, dobbiamo imparare il significato che amare la vita o la morte abbia un significato. Il desiderio di morire nel proprio letto in pace a 90 anni fa parte di questo gioco. Si muore comunque. Ma la cosa importante è andarsene in pace con se stessi, sempre, senza paura, purché la vita abbia un significato. La nostra incarnazione in questo regno è che con le distrazioni che stanno aumentando a ritmo esponenziale hanno fatto in modo di scollegarci dai nostri percettori naturali, come il cuore, perché quello sta lottando per riportarci al significato del perché siamo qui. Quello di vivere la nostra vita coi nostri propositi, non con quelli di altri. Ma essendo scivolati nel gioco della manipolazione, la maggior parte di noi è nella fase di spettatore o spettatrice, incapace e debole di attivarsi per tornare libera, libero dalla morsa della società malata. Non è sufficiente non fare niente. È necessario affrontare e andare contro questa modalità, dire no perché il silenzio è essere d'accordo con quanto succede. Sappiamo che amici e parenti si metteranno contro di noi, non vorranno più dialogare e la vita sembrerà un pochino più difficile. In ogni momento della nostra vita abbiamo delle scelte e dobbiamo stare sulla strada corretta, ma le religioni, qualsiasi religione, non sono la cosa giusta. Abbiamo le percezioni nostre, non quelle impiantate di altri. Rimpariamo ad ascoltarle e smettiamo di essere deboli. Siamo in grado di scegliere il percorso della nostra vita, vedere e ottenere quello che è giusto per noi,
che duri il più possibile della nostra vita e rimanere nel posto giusto, gustare la nostra individualità e le nostre esperienze liberamente. Immaginate un'onda nell'oceano. Quando la vedete, volete misurare quanto è grande, come fa la luce del sole a riflettere quando passa, ed è là, la potete vedere. Sapete cos'è? È un'onda. Poi si infrange sulla spiaggia e se n'è andata. Ma l'acqua è sempre là ed è tornata nell'oceano.